Ma esattamente perché qualcuno dovrebbe voler studiare le scienze giuridiche? Benvenuti alla seconda lezione del corso di scienze giuridiche al bar. Questa obiezione mi viene fatta spesso e volentieri da un sacco di persone che conosco che non sono degli ignoranti, sono imprenditori, sono persone che si sono laureate in altre discipline e fanno altri lavori. Sono i miei colleghi, che sono ingegneri informatici, informatici, diplomati informatici. E questo mi fa capire che nella percezione comune lo studio della giurisprudenza è la competenza dell'avvocato, che non è l'avvocato, è ancora l'azzeccagarbugli di Manzoni, cioè quella persona che conosce. Si interessa di gabole, di regolette, di sotterfugi e quindi non si interessa di una vera e propria scienza. Invece, io sono convinta che conoscere le scienze giuridiche, conoscere anzitutto l'ordinamento del paese in cui si vive bene e avere cognizione dei problemi, di vario tipo che stanno alla base di tutti gli ordinamenti giuridici, sia una competenza essenziale che tutti dobbiamo avere. L'altra competenza essenziale è conoscere un linguaggio di programmazione, ma ne possiamo parlare in un altro video, che secondo me andrebbe insegnata già dalle elementari, quando io sono sempre del 76, quindi un altro mondo, un'altra era, non c'era internet, e io alle medie inferiori ho fatto educazione civica. Educazione civica che era un'infarinatura di norme di diritto pubblico e di diritto privato che sono alla base del nostro ordinamento e di problemi collegati a quelle norme. La prima volta che ho sentito parlare di sindacati è stato dalla mia professoressa di storia e letteratura delle medie inferiori, la professoressa Grasso, che ricordo con un sacco di affettissimi, tanto affetto. E la prima volta che ho sentito parlare di sistema proporzionale e sistema maggioritario, sto sempre dalla professoressa Grasso, avevo 11 anni. Non è che io all'epoca avessi capito benissimo, però già iniziare a dare un'infarinatura che questi termini esistono, che questi problemi esistono e che sono importanti, secondo me è stato molto formativo e per la persona che io sono oggi e che sono stata nel corso degli anni. E quindi io voglio portare in questo video la mia argomentazione del perché studiare le scienze giuridiche sarebbe utile e necessario per ogni cittadino di ogni paese del mondo in questa società così complessa. Per argomentare a favore di questa tesi, prima di tutto devo farvi presente che nel video precedente, prima lezione, ho un po' barato. Ho un po' barato perché quando io ho presentato il problema di quale sia l'origine della legge come concetto, di quando è stata inventata la legge e perché, ho volutamente evitato di esporre la problematicità di questa questione. Ossia, ho fatto un esempio e questo esempio si rifaceva a un unico modello, il modello convenzionale. Cosa voglio dire? Noi non c'eravamo e noi non sappiamo come è successo. E non possiamo escludere che sia successo in più modi, cioè che comunità di Homo sapiens in territori diversi siano arrivati allo stesso concetto di legge per vie diverse. Per questo, in filosofia del diritto, pensatori diversi nel corso dei secoli hanno trovato origini diverse alle norme, cioè rispetto a quel problema mi sono posta con voi nel video precedente, ossia quando è stata la prima volta che due Homo sapiens hanno avuto necessità di stabilire una regola e perché hanno avuto questa necessità e che bisogno cercavano di risolvere inventando questo strumento, la regola, la legge. Io vi ho proposto semplicemente il modello convenzionale. Esseri umani che non riescono a prevaricarsi reciprocamente sentono la necessità di trovare un accordo, perché se non riesco a sconfiggerti con la forza e tu non riesci a sconfiggere me, in qualche modo dobbiamo uscire dall'impasse e la regola è uno strumento per uscire dall'impasse. Ma secondo studiosi di vari secoli, a partire dall'antica Grecia e fino al 1700, ma con anche sortite successive, esiste il concetto di giustizia,
Ossia, esiste un concetto di ciò che è giusto in natura, a prescindere dall'esistenza o meno di Homo sapiens o di qualsiasi creatura senziente sul pianeta, e quindi Homo sapiens non fa che scoprire ciò che è giusto, e quindi le leggi che Homo sapiens formula devono in qualche modo aderire a questa giustizia che è nelle cose. E che Homo sapiens deve solo scoprire. Questa corrente viene chiamata giusnaturalismo e diciamo, ne abbiamo tracce nell'antica Grecia, nell'antica Roma, nel Medioevo, 600 e 700. Ci sono anche altri punti di vista, c'è il positivismo che fa risiedere il fondamento della legge nel potere. Quando un individuo riesce ad avere o un gruppo di individui, quindi di esemplari di Homo sapiens, riescono ad avere potere a obbligare altri esemplari di Homo sapiens, magari in un rapporto uno a molti o pochi a molti, pochi hanno potere, uno ha potere e molti non ce l'hanno, allora li lascia la legge. La legge come la statuizione di chi ha la forza, l'imposizione, la regola che ti è imposta da chi ha la forza. Noi non c'eravamo e non abbiamo modo di sapere che cosa effettivamente è successo. E nulla esclude che magari, appunto, comunità separate siano arrivate ognuna per una via diversa a questa conclusione comune di inventare le leggi. E potrebbe essere che, appunto, alcuni hanno ritenuto, ma poi c'è anche, per esempio, il forte impulso della religione sul concetto di legge sacra, legge che non deve essere violata perché sennò il Dio si arrabbia e si vendica su tutta la comunità. Precisiamo che nella filosofia del diritto non ci sono solo queste tre correnti che ho indicato, ce n'è anche qualcun'altra, ma l'affronteremo quando faremo delle lezioni apposite su ognuna di queste correnti del pensiero filosofico. Perché mi premeva farvi questo quadro? Per farvi presente che da qualunque punto di vista io lo guardo, sia che mi rifaccio al principio convenzionale o al positivismo, al giusnaturalismo o all'altro, di fatto nella storia umana, allora il diritto è un fenomeno storico, ok? Non è che non cioè il diritto delle prime comunità di Homo sapiens è diverso da quello dei popoli egiziani, è diverso, è proprio è un fenomeno che si è modificato e mutato nel tempo e nello spazio. E quindi parlare di diritto in generale è sempre un po' falsante. Quando un filosofo vi parla di diritto, in realtà lui sa e ha ben chiaro quali sono tutti i processi storici che hanno portato all'oggi. Questo perché è esattamente come l'economia o come altri fenomeni sociali. Sì, il diritto si è mutato col mutare delle società da cui è nato e per cui è stato strumento. A seconda della comunità che lo sviluppa, che lo elabora e a seconda del fine che attraverso questo strumento la comunità cerca di perseguire, e ci sono state forme storiche diverse di diritto nei vari momenti storici e nelle varie parti del pianeta. Perché è come uno strumento che io creo per me per perseguire gli obiettivi che io voglio perseguire, quindi lo adatto alle mie capacità di creare cose, perché io vorrei tanto crearmi un teletrasporto, ma non sono capace, e però la mia esigenza è sempre quella di arrivare al lavoro mettendoci possibilmente non più di un'ora, e quindi a seconda di quelle che sono le mie esigenze, gli obiettivi che voglio perseguire, le mie effettive capacità e possibilità dovute da tanti fattori esterni da me di creare cose, che lo strumento cambia a seconda del momento storico e della comunità politica del territorio dove si trovava in cui lo strumento è stato elaborato. In questo senso, quindi, il diritto una volta, cioè, non era soltanto uno strumento per raggiungere fini collettivi, obiettivi collettivi e individuali, ma era anche un sistema operativo,
ossia un insieme di linee guida, di regole, un insieme di elementi che in relazione tra di loro ti permettono di vivere all'interno di quella comunità. È proprio letteralmente il sistema operativo di ogni comunità politica, quindi la comunità degli individui riunita come comunità politica crea il proprio diritto sulla base degli strumenti che ha a disposizione, per come riesce a crearlo, al meglio, al peggio delle sue possibilità, considerando tante variabili, e per i propri fini, ma diventa anche l'insieme delle regole che fanno sì che la comunità politica funzioni e non si disgreghi e che permettono alla comunità politica di sapere come reagire rispetto, cioè di avere strumenti per interagire col fuori di sé e anche a ogni individuo che è all'interno della comunità politica ad avere gli strumenti per sapere come interagire con tutti gli altri elementi che fanno parte della comunità politica. Il sistema operativo della comunità politica. E a questo punto sarà necessario citare Star Trek e in particolare, non mi menino i trecchiani se adesso lo pronuncio male, la Kabayashi Maru. Dicesi Kabayashi Maru, un elemento narrativo che non era presente nella serie classica, è stato introdotto soltanto in anni successivi ed era una prova che il cadetto dell'Accademia doveva superare per diplomarsi. La Kabayashi Maru era strutturata in modo da essere insuperabile, cioè era una prova che il cadetto si sapeva già non poteva vincere, era stata programmata, il computer era stato programmato perché l'esaminato non potesse uscire vittorioso dalla prova. Uno solo ne è uscito vittorioso, è stato ovviamente il capitano Kirk. Ma come ha fatto il capitano Kirk? Il capitano Kirk ha alterato il programma. Hackerato il computer dove era caricata la prova, ha alterato il programma e ha creato una via d'uscita. Allora, il migliore dei mondi possibili, ideale che se considero la nostra vita presente e quello che so di storia, non mi pare si sia mai avverato in nessun tempo e in nessuno spazio, è quello dove quello che viene chiamato il cosiddetto patto sociale può essere rispettato, ossia mi trovo in una condizione che se io faccio quello che la comunità politica mi indica intorno a me, la comunità politica in cui io individuo sono immerso, con cui interagisco, che è l'organismo di cui sono parte, che è il sistema operativo di cui sono stringa di codice, se io mi attengo alle norme generali e seguo gli obiettivi che mi vengono indicati, io sarò felice e realizzato. Questo sarebbe l'ideale, o anche forse no, è un problema filosofico molto complesso, però diciamo che non sarebbe male e in teoria dovrebbe funzionare così, cioè noi dovremmo avere un ordinamento, le cui leggi sono chiare, sono univoche, sono condivise, sono democraticamente statuite. In quanto democraticamente statuite, tutti le condividiamo. Nel momento in cui smettiamo di condividerle, possiamo democraticamente agire per cambiarle. E quindi si creano tutti dei modi di comunicazione, confronto e scambio, per cui rinnoviamo continuamente le regole del sistema operativo in base nel quale viviamo. Democraticamente. Di fatto, questa condizione, per esempio, era pure la condizione a cui ambivano gli stati socialisti, un sistema tutto bello, ordinato di là d'Europa, no? Quella parte lì, ma anche forse anche la Corea del Nord, c'è stato a un certo punto, momento in cui hanno desiderato essere questo, ossia c'è tutto un sistema ordinato per cui io ho il mio posto nella società e il fatto che io ho il mio posto nella società e faccio quello che ci si aspetta da me in base a quello che è il mio posto nella società, allora va tutto bene per me e per la società. Fatto
Fascismo e nazismo avevano esattamente questo tipo di ideologia. Tu, in quanto uomo, tu, in quanto donna, avete tutti e due una specifica funzione. Adempiete alla specifica funzione per la gloria del Terzo Reich, per la gloria dell'Italia fascista, e saremo tutti felici. Spesso e volentieri viviamo in mondi dove lo scollamento tra le norme del sistema operativo e le reali conseguenze che poi si verificano è più o meno forte, più o meno sentito, e noi diciamo che sono periodi di crisi. Può essere, il problema è complesso. Di fatto ci sono due valide ragioni per avere una più profonda possibile conoscenza del sistema operativo nel quale io vivo, per vivere conformemente alle sue regole, ma anche per hackerarle. Nel momento in cui io sono critico rispetto al contesto, sono politicamente critico rispetto al contesto in cui mi trovo a vivere, non basta elevare la mia protesta, perché cioè sarà semplicemente una critica che non sarà in grado di trovare soluzioni o vie di uscita. Sarà la critica della persona bloccata, schiava della propria condizione, che non sa come liberarsi. Se io conosco come funziona il sistema operativo di cui io sono stringa di codice, io posso cercare di cambiarlo, posso cercare di hackerarlo e uscirne vivo. Hacking in cui moltissimi italiani sono storicamente espertissimi. Questo vuol dire che io sto consigliando di violare le leggi e le regole? No, sto semplicemente cercando di evidenziare come esattamente, cioè, mentre le leggi della fisica non sono state poste da Homo sapiens, ok? Sono dei portati inevitabili di massa, materia, elettromagnetismo, dati di fatto che sono esterni a noi, che noi non possiamo condizionare, possiamo solo studiare per conoscere. In fisica si usa la parola leggi come si usa in giurisprudenza, ma in fisica leggi vuol dire regolarità dei fenomeni, ossia, posto che io conosco come si verifica un fenomeno e quali sono le caratteristiche della sua regolarità, io ne conosco la legge e questo mi permette di non fare cose stupide, tipo mettere i termosifoni in alto in un appartamento, sapendo che l'aria calda sale, il posto migliore per mettere il sistema di riscaldamento è sotto il pavimento, come si fa adesso nelle case più moderne di design. Quando io ero bambina, ma anche tutt'oggi, comunque i termosifoni sono in basso, sono a altezza vita umana, perché l'aria calda sale. Per fare questa banale cosa, dove posiziono i termosifoni, devo conoscere la regolarità di un fenomeno fisico, il fatto che l'aria calda sale è legge della fisica. Allo stesso modo, nonostante le leggi dell'ordinamento siano state poste da Homo sapiens, una volta che Homo sapiens le pone, queste leggi prescindono dall'individuo, dalla collettività e dall'intenzione di violarle. E questo è un problema molto complicato in filosofia del diritto, di come fa qualcosa che è posto da Homo sapiens a poi agire esternamente ad Homo sapiens come una regolarità che Homo sapiens non può controllare. Lo affronteremo più avanti, però di fatto è così. Le norme che noi scriviamo agiscono anche contro di noi, a prescindere da noi, cambiano significato anche se noi non lo vogliamo. Per esempio, Franceschini, mi pare che l'anno scorso si lamentava del fatto di non poter assumere un direttore di museo pubblico che non fosse italiano. Era stato Franceschini stesso a scrivere una norma che prevedeva che si assumesse prima personale nazionale. Non era proprio precisa così, però, cioè, quindi la norma voluta da una parte politica per rispondere
ad un obiettivo di consenso politico esiste a prescindere anche quando cambiano le condizioni culturali, e quella norma l'hai posta e sta lì. E per questo, per ognuno di noi, nonostante le norme del diritto siano state poste da esseri umani come me, come voi, come tutti, come Antonello che sta di là, una volta che le abbiamo poste, è indispensabile per sapere come cambiarle, per sapere come criticarle, per sapere come metterle in discussione, per sapere anche come aggirarle o negarle o violarle se lo riteniamo, se riteniamo che sia il caso, perché siamo delle persone che ce ne fottiamo delle conseguenze, oppure che siamo persone senza etica, oppure riteniamo di appartenere ad un mondo etico con un'etica superiore per cui la norma noi possiamo metterla in discussione perché la norma è ingiusta. Ma per saperlo dire che la norma è ingiusta e sapere come fare interagire rispetto alla norma, ed è indispensabile conoscerla e sapere come funziona. Per questo io sto cercando di fare questo corso di scienze giuridiche al bar, per cercare di spiegare a più persone possibile, anche se fino a mo' ho solo 161 iscritti, come funziona il nostro ordinamento, come funzionano gli ordinamenti in generale e come riuscire ad orientarsi. Perché un'altra cosa che è vera di un ordinamento giuridico, che come un sistema operativo di qualsiasi computer, non è indispensabile per sapere come muoversi al suo interno, conoscerne tutti i dettagli. Bisogna, essendo un sistema, non è necessario che io conosco tutta ogni minuta singola legge che regola ogni minuto singolo fenomeno. Ma se io ne comprenderò a fondo l'impianto generale, quando avrò bisogno di conoscere la minuta legge che regola il minuto fenomeno, mi sarà immensamente più facile, perché conoscendo l'insieme dell'impianto sarò in grado di fare una previsione su come quella legge potrà essere stata scritta, dove sta, dove non sta, come interpretarla, come considerarla rispetto al sistema in generale. Pensavo di non avere niente da dire, sono arrivata a fare questo video e dicevo, ma riuscirò a imbastire un discorso che abbia un senso? Mi sono accorta di aver fatto un po' di ripetizioni, stavo cercando di non farlo, me ne scuso, farò di meglio la prossima volta. Il linguaggio pure non era particolarmente terra terra come a me piacerebbe sapere essere, ma si vede che ci devo ancora lavorare. Vi ricordo che il canale si occupa di divulgazione giuridica e di opinione politica, la mia. Questo il corso di scienze giuridiche al bar è un corso di divulgazione giuridica, quindi se volete dire la vostra argomentata, citiamo le fonti, cerchiamo di fare un discorso strutturato, cioè secondo me non c'hai ragione, l'allero non è funziona così, è un attimo come io l'ho costruito, il discorso va costruito. Però comunque l'interazione con voi per me è sempre fondamentale, spero che vorrete mettere tanti commenti e avremo un bel confronto. Vi ricordo che il canale ha altre due rubriche e una che non si è ancora realizzata, che dipende da voi. La rubrica principale è il blog, dove commento giuridicamente notizie che arrivano. C'è l'intervallo dove un mese sì, un mese no, ogni mese e mezzo vediamo, si parla di argomenti pop che possono essere film che escono, libri che sto leggendo e cose del genere. E poi, se vorrete, un giorno Antonella risponde. E magari se appunto leggete una notizia, c'è un argomento giuridico che non vi è chiaro, un tema generale che vi sembra strano e non vi torna, io rispondo e vi do la mia opinione giuridica argomentata e documentata. Vi prego di mettere like al video perché io ho molti dislike, più like ho e più i video girano. Vi prego di iscrivervi al canale, non lo so, da qualche parte metterò la pecetta per iscriversi. Un bacio a tutti, buona settimana e ricordatevi sempre, l'educazione non è la preparazione alla vita, è la vita stessa. Baci.